La città di Arezzo ha celebrato sabato e domenica il beato Gregorio X, la cui memoria liturgica ricorre ogni anno il 10 gennaio, giorno della sua salita al cielo nel 1276. Nella cattedrale di Arezzo si è svolta la cerimonia dell'offerta dei ceri, che rappresenta anche il primo appuntamento del calendario della giostra del Saracino. Un momento importante con una storia che si porta avanti da diversi secoli. Per onorare questo Papa, infatti, la città di Arezzo, fin dal 1327, decise che ogni anno si dovesse solennizzare l'anniversario della sua morte con una imponente cerimonia in Duomo con l'offerta di ben 100 libbre di cera. Da alcuni anni a questa parte, inoltre, ogni quartiere dona una somma in denaro che viene devoluta al Caritas Baby Hospital, l'ospedale pediatrico di Betlemme gestito da suore cattoliche, al quale annualmente, su iniziativa di Don Alvaro Bardelli, va il ricavato della cerimonia. Domenica, Monsignor Riccardo Fontana ha presieduto la messa per la festa del battesimo di Gesù, che conclude il tempo liturgico del Natale, e durante la quale è stata ricordata l'importanza del Papa Beato. Papa Gregorio ci fa 5 doni che direi proviamo a raccogliere insieme stasera. Le virtù di Papa Gregorio diventano un programma di vita per la Chiesa aretina. Fu uomo segnato dal Vangelo, negli anni sempre più splendente di carità e di mitezza, fermo nei principi, amabile nei rapporti. Ebbe la ventura di vivere in un'epoca tempestosa, difficile. 184esimo Papa della Chiesa Cattolica fu eletto, pensate, dopo 103 giorni in cui i cardinali a Viterbo non riuscivano a mettersi d'accordo e scelsero che nessuno di loro diventasse Papa. Cominciarono a ragionare di un uomo per bene, un cattolico significativo che potesse fare il successore di Pietro. Fu designato Papa proprio lui, Tedaldo, che neppure era sacerdote, eppure divenne pastore della Chiesa Universale. Nei 5 anni in cui resse la sede romana, cercò di illuminare il popolo cristiano con scelte profetiche, significative. Al momento dell'elezione, era in Terra Santa, il luogo del suo amore e del suo riferimento. A San Giovanni d'Acri gli arrivò la notizia che i cardinali lo avevano votato Papa. Il sultano, malgrado l'assedio, per rispetto, lasciò che il Papa eletto potesse raggiungere il Santo Sepolcro. Nella preghiera, Tedaldo si fece carico del sommo pontificato per amore di Gesù. Era un grave peso. Gerusalemme diventò il riferimento della sua storia, nella speranza che i cristiani si ricomponessero in unità, guardando la terra del Signore, la sua umiltà, la sua passione, la sua resurrezione, il mandato che aveva dato a tutti noi insieme. Da allora era sconvolta da mille prove come ora. Fece un voto sul ritmo del Salmo 137. Mi si attacchi la lingua al mio palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non metterò Gerusalemme al di sopra d'ogni mia gioia. Ecco gli ideali di Gregorio. La funzione aggregante della terra di Gesù, ricomporre le divisioni dentro la Chiesa,
che forse anche oggi, già che la gente non ascolta più il Papa, ma quel che dicono i social, si moltiplicano. A Lione gli riuscì persino di rimettere insieme l'Oriente con l'Occidente. Pensare grande. Papa Gregorio è il Papa che mandò Marco Polo in Cina, ambasciatore. Ricevette gli ambasciatori dei Tartari e dei Mongoli, provò a far pace anche in Toscana tra Guelfi e Ghibellini. Gli riuscì poco, ma ci provò. Fu soprattutto il Papa dei poveri. Fu il primo dei 183 che l'avevano preceduto a mettere la scomunica su chi facesse lo strozzino. Fuori dalla Chiesa chi si approfitta dei poveri. Forse dovremmo ricordarlo anche ora. Non è decaduta quella scomunica. Volle la riforma morale del clero e del laicato, come aveva sperato durante tutta la sua vita e pagato sulle sue spalle. Volle una chiesa bella, santa, perché tutti potessero attraverso di lei incontrare Gesù. A noi che siamo continuamente tentati di rimanere dentro le nostre quattro valli, questo Papa che qui in Arezzo aspetta la resurrezione ci indica la Cina, cioè il nuovo, le diversità, il senza paura. Ci insegna a misurarci con un mondo diverso, più largo, meno timoroso, meno provinciale. Ci insegna che si può far pace con tutti, anche con il Kublai Khan, pur di annunziare Gesù. Riuscì a governare senza sicumera, in umiltà, come Bonaventura, il suo grande amico, che fece cardinale il frate di San Francesco Porporato, per dare fiducia al nuovo, riconoscere la dimensione soprannaturale del francescanesimo. Questo Papa torna a insegnarci il valore delle relazioni. La nostra città soffre di un aureo isolamento. Stiamo bene tra di noi e si conta poco, perché non si sanno fare ponti con gli altri. Il santo che ha fondato il Duomo, lasciandoci tutto quello che aveva, ci insegna a fare rapporti, ad avere in onore il mondo universitario da lui frequentato per tutta la vita, pur di ragionare d'Europa, allora tanto divisa. I santi ci insegnano a svegliarci, a uscire dal sonno, ad avere il coraggio delle riforme, il coraggio del nuovo. Occorre rimettere la santità e il Vangelo al primo posto. Il resto viene a cascata, perché così facendo c'è dietro di noi il Signore con la sua potenza.